È stato nominato il gruppo dirigente della Giovane Italia, il movimento giovanile del PDL, l'impegno di avvicinare i giovani alla politica in vista delle prossime elezioni amministrative. Vicky Sorci. Siamo convinti che bisogna fare una rete sul territorio con i nostri giovani amministratori, che sono già un buon numero, ma che puntiamo ad aumentare, a potenziare. Immigrazione, legalità, disoccupazione, droga sono i problemi da affrontare secondo la nuova coordinatrice regionale della Giovane Italia, il Movimento Giovanile del Popolo delle Libertà. Le parole d'ordine per Claudia Luciani, che prende il posto di Luca Briziarelli, ora al Consiglio nazionale promosso a nuovi incarichi nel partito, sono presenza sul territorio e crescita del numero degli iscritti. Il nuovo tesseramento partirà a breve, al momento le unità operative sono un centinaio. A nominarla la coordinatrice nazionale della Giovane Italia, Anna Grazia Calabria, che da qui comincia il suo giro per le varie regioni. In una rossa come l'Umbria, ha detto, è molto forte l'avversario da affrontare. Poi l'annuncio di un impegno per le prossime amministrative affinché ci sia un'alta percentuale di giovani fra i candidati. Nominati anche i responsabili provinciali, a Perugia Andrea Pilati, a Terni riconfermato Matteo Bressan, che è fra i rappresentanti dei giovani del partito all'estero. Alla conferenza stampa i vertici regionali e nazionali del PDL. Non chiamateci partito dei piccoli, dice la Luciani, già coordinatrice provinciale del movimento a Perugia, dove è stata anche consigliere di circoscrizione. Siamo consapevoli che rappresentiamo un valore aggiunto del PDL, siamo parte integrante, rappresentiamo quel quid che permette di affrontare tematiche che magari verrebbero poco recepite dai giovani con un punto di vista giovanile e con un linguaggio che avvicina comunque molti giovani alla politica in questa fase di forte allontanamento.